Allora, oggi voglio farvi vedere dei regalini che ho ricevuto da delle creative, delle ragazze che mi hanno inviato le loro creazioni, e sempre inerenti al tema del bambino che sto aspettando. E quindi oggi vi mostro questo qui come primo regalino che viene da Baby B World. Vedete? Ora ve lo apro e vi faccio vedere cos'è. Eccolo qui, ragazze. Allora, guardate quanto è bello. Praticamente è un fasciatoio. E ha già la sua imbottitura. Quindi è sia il copri fasciatoio che l'imbottitura del fasciatoio sotto. Mi ha mandato praticamente tutto quanto. È fatto a mano da lei. È bianco, con i pois grigi, qui in cotone, poi ha questa spugnetta all'interno, questa spugnetta all'interno, praticamente è come se fosse un asciugamano, ai lati qui in tutto intorno è grigio, ha i fiocchettini grigi su tutti e quattro gli angoli, vedete? E è fatto praticamente in questo modo. Sotto anche, ovviamente, ai pois. E diciamo che è spettacolare. Sì, possiamo dirlo, penso. È davvero bello, è proprio ben fatto e molto elegante per una cameretta. E volevo dirvi che se volete potete ricamare qui sull'asciugamano il nome del vostro bambino o le iniziali, la data, quello che volete. Scusate, fiatone. Lei lo fa, solo come già vi ho detto, siccome noi non siamo sicuri al 100% che sia maschio o sia femmina, e ho deciso prima di tutto di farglielo fare quindi grigio, quindi con un colore neutro. E poi di non farci incidere niente, anche se mi sarebbe piaciuto, perché era ancora molto più bello, far scrivere il nome o almeno le iniziali. Quindi questo qui, e poi da lei potete trovare praticamente set per il lettino delle lenzuola e federe, e paracolpi, e oddio, adesso non mi viene in mente, ma comunque fa tantissime cose. E se andate sul suo Instagram, come già vi ho detto, Baby B World, e ha anche un sito internet, comunque vi lascerò tutto scritto qui. E così potete vedere anche i prezzi e regolarvi un pochino. Passiamo al prossimo articolo. Questo è un altro regalino che mi è arrivato oggi, in questa bustina di organza nera con i laccetti marroni. Questo ora lo apro. È il bigliettino da visita della ragazza che me l'ha mandato. Quindi bijou d'amour, bigiotteria fatta a mano. Lei si chiama Valentina. C'è il numero di cellulare e Facebook. E ha anche Instagram. Ve lo farò vedere, vi darò il link e lascerò il nome qui sotto nelle informazioni. Adesso vi prendo, io ovviamente già so cos'è. Lei praticamente fa delle incisioni su delle targhette, dei portachiavi, dei cuoricini, sia in acciaio che in plexiglass, mi pare di aver capito. E per me ha realizzato questo portachiavi. Allora, questo è in acciaio. Ecco, non volevo togliere la carta, credo che così si capisca. C'è scritto: per la prima volta, papà, per sempre il nostro eroe. Vedete? E c'è il disegnino dell'omino con il mantello dell'eroe, tipo Superman. È bellissimo, è ben fatto.
Da lei, come ho detto, potete trovare tantissime basi e poi poter incidere voi quello che desiderate, quello che vi piace di più, insomma, da delle frasi a dei nomi, delle date, tutto quello che volete. Potete contattarla, come vi ho detto, sul suo cellulare o sul suo Facebook. E vi lascio il link di Instagram qui sotto perché so che ha anche Instagram, così potete dare una sbirciata. Altro pacchetto, altro regalino, questa volta è da parte di Marzia. Sono degli stivaletti, vediamo se riesco. Eccoli qua. Degli stivaletti bianchi di lana realizzati all'uncinetto. Guardate che belli. E come sono fatti bene poi? Praticamente hanno qui, hanno tutta la stessa lavorazione e poi qui al bordino sono fatti in questo modo, tipo pompon. Questi che sono bianchi, come vi ho detto, da neonata. Da neonato e poi il cappellino, guardate che bello. Qui dal video sembra un celeste, ma è tipo un grigio, grigio perla. Le orecchiette qui, l'interno richiamano il viso dell'orsetto. I bordini sono bianchi come il bordino qua del cappello e del musetto. Gli occhietti e il musetto, guardate quanto è bello, fatto tutto ovviamente a mano da lei, eh? Guardate, è una mamma bravissima. Io le faccio davvero i complimenti perché sono rimasta incantata. Questi stivaletti sono uno spettacolo. So che gli stivaletti mi pare li vende intorno ai 18 euro, poi fa anche le scarpine, i sandali e quelli sui 15. E anche il cappellino mi pare sui 15 euro. Comunque, la trovate su Instagram e su Facebook con il nome Lavori di Marzia. E ovviamente potete chiedergli qualsiasi cosa personalizzata, ad esempio il colore delle scarpette o il modello. E lo stesso vale per il cappello. Lo facevo anche con le treccine, cioè che scendevano qua per coprire le orecchie. E niente, questo è, vedete, piace anche a Raja, che però scende. E questo è quello che mi ha mandato Marzia. Vi lascio anche di lei il link sotto nel box informazioni e la ringrazio. Un altro regalino, questo viene da Le Fru, è una mamma che realizza abbigliamento per neonati e accessori e anche per bambini. Non mi ricordo fino a quanti anni, fino a 7-8 anni, credo, non lo so. Comunque vi lascerò i suoi link sotto nel box informazioni. È incartato con questa carta qui. C'è il bigliettino qui che mi ha scritto. E andiamo ad aprirlo insieme. Questa carta bellina. Fermato tutto con questo spago, la scritta Le Fru, fatto a mano, l'abbigliamento fatto a mano da lei, eh? Partiamo con cappellino blu con stelline bianche e grigie, incordinato i pantaloni baggy. Ossia quei pantaloni che rimangono con il cavallo basso, vedete? Guardate che belli. Sono in felpa. Vedete l'interno? Sono felpati. Hanno l'etichettina sua.
Lefrou con il suo nome. Sono stupendi, ben fatti, cioè cuciti benissimo, guardate. Quindi richiamano, come abbiamo detto, il cappello perché sono blu con le stelline identiche. E qui hanno i polsini ai piedi in grigio felpato. E poi sopra, in coordinato ancora, abbiamo la felpina, che appunto è sempre blu con le stelline che richiama sia il cappello che i pantaloni. Ha qui i polsini in grigio, è tutta grigia. E qui, qui sotto ha l'elastico grigio. E dietro è fatta uguale, vedete? Anche questa dentro è felpata. Ottimo tessuto, ottimo materiale, ottime cuciture, cioè è tutto stupendo, ragazze. Devo dirvi che i pantaloni con il cappellino già l'avevo visto sul suo sito e poi gli ho chiesto di poter abbinare un qualcosa sopra in modo che ci stesse bene. Insieme abbiamo deciso di fare la felpa grigia che quindi richiamasse la fine dei pantaloni e di richiamare il cappellino e i pantaloni con le maniche uguali. Questo è... Non me l'ha scritto la taglia, però aspettate, vediamo se no, non c'è un'etichettina. Comunque mi ha detto che va da 0 ai 3 mesi. È invernale, quindi sotto ci metterete qualcosa, ovviamente. E è questo qui, insomma, questo è tutto. Guardate, bravissima e gentilissima. Vi lascio, come vi ho detto, il link anche delle sue creazioni, delle sue pagine. Questo è l'ultimo pacchettino che ho ricevuto e viene da una ragazza che praticamente ha ideato un progetto che si chiama Second Hand. Praticamente lei va nei mercatini vintage o nei mercatini di cosine usate e cerca le marche, praticamente cerca degli articoli per bambini di marche ben fatti, non usurati, non rovinati. E li rivende, quindi sono oggettini di seconda, cioè abbigliamento di seconda mano. Io credo sia molto utile, un bel progetto, soprattutto oggi in questi momenti di crisi, magari per le mamme che non lavorano, per le mamme che hanno bisogno di abbigliamento per i loro bambini e non possono spendere tanti soldi. L'ho ricevuto, l'ho rilavati anche se lei l'aveva lavati. E vi faccio vedere un po' cosa mi ha mandato. Questi pantaloni in velluto blu, che sono della Benetton. Non riesco a farvelo vedere, ma sono della Benetton. Sono della linea Baby. E sono 62 centimetri, quindi 3 mesi all'incirca. Poi questo body, praticamente mi ha fatto tipo un outfit. Questo body che ha le stelline rosse e qui sembrano grigie ma sono azzurre, a maniche lunghe di cotone. Questa l'etichetta è cancellata, ma comunque è piccolino, credo anche questo sia sui 3 mesi. Sto qui. E poi sopra una magliettina, che è questa, bianca, di cotone a maniche lunghe, con il collettino, il gufetto con la chitarra che suona. E questa è della marca Fagottino ed è 3-6 mesi, sempre 62 centimetri. Vi lascio il link del suo Instagram e del suo negozietto Depop perché vende questi i suoi articoli, insomma, quello che trova anche su Depop. Se qualcuno di voi ce l'ha, non lo so se lo conoscete, e vi lascio sotto i suoi link.
Così potete rintracciarla e vedere se c'è qualcosa che vi può interessare. E ho detto, secondo me è una... non tutte vogliono fare questa cosa, nel senso non tutte le mamme decidono di prendere le cose usate, da altre persone, soprattutto se non le conoscono. Però, ragazze, io dico, c'è gente che davvero ne ha bisogno, quindi magari può interessare a loro. E niente, il video si conclude qui con questi articoli e se vi interessa inviarmi qualcosa o volete contattarmi, vi lascio sotto la mia email, il mio Instagram e il mio Facebook, così potete scrivermi. E ci vediamo al prossimo video, ciao!